Onorevole, siamo addirittura d'arrivo. Proviamo a tirare le somme di questa campagna elettorale con prospettive a martedì mattina. Ma una campagna elettorale, per quanto ci riguarda, carica di entusiasmo, di grande partecipazione. Abbiamo raccontato ciò che va cambiato in Puglia e abbiamo raccontato ciò che non va bene in questi anni in Puglia. Abbiamo indicato con chiarezza ciò che deve essere cambiato e che prospettiva avere. Questa è una regione nella quale non si sono spese le risorse europee disponibili, questa è una regione dove non si sono realizzate per 15 anni le infrastrutture, è una regione che latita sulla gestione del sistema dei rifiuti, ma soprattutto una regione nella quale si è ampliata la spesa pubblica improduttiva, gonfiando l'organizzazione della regione con la distribuzione di prebende, incarichi, con logiche clientelari. Tutto questo è stato finanziato dalle tasse dei cittadini pugliesi. Dal 2007 in Puglia si pagano oltre 300 milioni di euro di tasse, IRPEF, IRAP, benzina, metano, rifiuti, tutte tasse di competenza regionali che sono state aumentate per alimentare questa giostra del potere della sinistra in questa nostra regione. Noi dobbiamo interrompere e cambiare tutto questo, lo faremo con serietà, cogliendo le opportunità a livello europeo e soprattutto trasformando la regione da un ente di gestione, distribuzione di prebende ad un ente che crei realmente occupazione e sviluppo. E questo è l'impegno, la nostra bussola per i prossimi anni saranno i giovani pugliesi, ai quali si potrà dare la possibilità di scegliere di andare fuori per un periodo, ma non l'obbligo di non poter più tornare. Noi dobbiamo consentire a loro di tornare, avendo qui in Puglia la capacità di sviluppare un contesto economico e sociale in grado di poter sviluppare il loro talento. Questo è il nostro principale impegno. I toni accesi degli ultimi giorni, è un andamento fisiologico della campagna elettorale o sono il sintomo anche di qualcos'altro? Ma sono il sintomo di un grande nervosismo che riguarda l'amministrazione uscente. Emiliano e Vendola, che si sono felicemente e cordialmente odiati e si odiano, come tutti sanno, adesso provano a dare l'idea di essere insieme, ma così non è. Ma soprattutto sono i responsabili di 15 anni di malgoverno di questa regione, quindi dobbiamo proprio spiegare ai cittadini con chiarezza che è inutile cadere in polemiche che non ci interessano. Noi non vogliamo scivolare in questa inutile polemica, vogliamo parlare del futuro, della Puglia del futuro, e questo è il lavoro che noi porteremo avanti. Grazie.